Noi siamo il conclave. Non abbiamo volto, né nome, né origine. Non possediamo terra. Non accumuliamo oro. Non bramiamo donne. Noi siamo il conclave. Il nostro dovere è la conoscenza. Bentornati con i podcast del Conclave. So che ci aspettavate da quasi un anno ormai. Siamo ritornati con questa nuova edizione del podcast e la nuova edizione ovviamente del Trono di Spade. Il Conclave avrà, come al solito, il podcast avrà una cadenza quindicinale, quindi circa, vi forniremo circa due podcast al mese, speriamo di essere, di riuscire a essere puntuali. Ritorna la squadra del Conclave al gran completo, ma in realtà il Conclave, come sapete, è fatto un po' da tutti i giocatori italiani, per cui si alterneranno un sacco di voci diverse in questo podcast, e se volete essere coinvolti ci fa piacere, quindi insomma contattateci. Vi presentiamo subito i membri del Conclave di questa sera. Abbiamo i due ultimi campioni italiani del Trono di Spade, quindi abbiamo Luca Manfredini. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo il former champion invece, Ivan Migliavacca. Ecco, questo lamento vago, gracchiante era Ivan. E poi abbiamo invece il nuovo acquisto, il vero nuovo acquisto del Conclave, che è Nicola Marchi, che sarà anche colui a cui praticamente cederò le redini della conduzione del Conclave prossimamente, insomma, si occuperà un po' di gestire tutta la parte tecnica, insomma, gestionale. Nicola, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Ok, Nicola, come senti, come avrai sentito, ti lasciamo in eredità l'unico podcast, penso, che ha una sigla in cui nella sigla stessa del podcast si dice che i membri che lo compongono non bramano donne, e infatti, e visto che sono tutti uomini, di solito. No, io te lo dico perché adesso so che tu la sigla in realtà non l'hai sentita, perché poi la monterai a posteriori, ma vedrai che fai parte di un podcast così, vabbè. Sappilo, te lo diciamo, se sei in imbarazzo vuoi mettere giù, così almeno lo puoi fare subito. Ragazzi, okay, ricordo, allora... allegri ma non culattoni, allegri, sia chiaro. Ecco. Allora, iniziamo subito con, come di consueto, con la scaletta di questa puntata. Oggi abbiamo una scaletta semplice, è passato da poco il primo appuntamento con gli internazionali, quindi con gli internazionali di Madrid. Batalla por el muro, come lo chiamano i nostri amici spagnoli, e tutti i nostri ospiti, tranne in realtà praticamente a parte io qua, tutti i membri del Conclave, in realtà ci sono stati sia Nicola che Ivan che Luca, quindi adesso gli chiederò un attimo un po' di raccontarci la loro esperienza, e poi chiuderemo con news e prossimi appuntamenti. Perfetto. Ragazzi, ci siete? Sì, ci siamo. Ok, abbiamo recuperato anche Ivan. Perfetto. Sono. Ok. Bene, allora io direi di incominciare subito con l'argomento clou della puntata, che è appunto l'internazionale di Madrid, che si è svolto la scorsa settimana sostanzialmente. Un internazionale, come al solito, con una enorme partecipazione, diciamo che ha fatto tutto esaurito perché comunque i posti erano limitati, a circa 150 giocatori più o meno, giusto? 154 limitati. Esatto, quindi era tutto esaurito, come al solito ha messo in palio un sacco di premi bellissimi, diciamo che i ragazzi che organizzano fanno sempre delle cose veramente molto belle, e infatti fa sempre piacere a tanti andare e ritornare a giocare a Madrid. È stato anche, penso, il primo, forse più grande appuntamento dedicato a questa seconda edizione del gioco, che comunque abbiamo già che capito e abbiamo anche visto anche da noi in Italia che è partita alla grandissima, con un sacco di eventi, un sacco di partecipazione negli eventi, sia all'estero che anche da noi in Italia, e quindi insomma
prospettive veramente ottime di crescita per il nostro gioco preferito. Cosa ne dite, ragazzi? Voi come l'avete visto, la gente che avete trovato, avete rincontrato? Beh, allora, Nicola è un giocatore nuovo del Trono di Spade, quindi per lui è il primo impatto probabilmente con un grosso evento di questo gioco, e sarà interessante capire come l'ha approcciato. E invece a Luca e Ivan gli chiedo in particolare, volevo sapere se hanno trovato, come penso, un sacco di vecchie facce, vecchi giocatori che hanno ritrovato con questa nuova edizione, ma se hanno visto per conto anche tanti volti nuovi. Ecco, magari è interessante anche questo. Probabilmente a questa domanda può rispondere meglio Manfred, siccome anche per me questa è solo la seconda battaglia con il muro, effettivamente. Beh, no, oggettivamente la gente all'estero continua a giocare come anche noi, cioè le vecchie glorie così presunte continuano a giocare, ci sono volti nuovi, tantissimi, perché comunque il gioco si sta sviluppando tantissimo, le comunità si allargano, ma anche i vecchi giocatori che continuano a giocare. Indubbiamente un torneo così grande ti porta ad avere un quantitativo di persone elevato, e i vecchi giocatori comunque in proporzione sono molto molto meno rispetto ai nuovi, perché comunque per ogni vecchio giocatore ci sono almeno 3 o 4 giocatori nuovi. E la cosa è molto positiva all'interno di un gioco che si sta sviluppando. Cioè, la gente che giocava prima continua a giocare, probabilmente, più forse perché è affezionata al gioco. E tanti giocatori nuovi si approcciano perché in questo momento è il momento di massima espansione del mondo Trono di Spade, e quindi il gioco è un gioco oggettivamente molto bello. E quindi forse per questo le comunità si allargano. Quindi sì, ho visto praticamente quello che sta succedendo qui in Italia, ingrandito per 10 volte, ovviamente. Però sì, molto positiva come esperienza. Io ho chiesto qualche, appunto, curioso, un attimo di qualche dato agli organizzatori, sia Ingrid che Alvaro, e mi dicevano che comunque è più del 40% erano giocatori nuovi, quindi che venivano da questa nuova edizione. Un grosso comunque zoccolo duro è rimasto, che era il restante 60%, ma da quello che ho capito comunque anche parlando con Luca e con Ivan, è comunque un evento che ormai è storico per l'intera comunità del gioco, e quindi secondo me ci sta molto che ci sia comunque un grosso gruppo di persone che, oltre ad andarlo a giocare perché è un bel evento, lo va a giocare anche per la comunità che c'è tutto intorno. Ecco, quindi un 40% nuovi vuol comunque dire, secondo me, che è un gioco che sta funzionando e che sta girando bene. È interessante, soprattutto in prospettiva, anche perché ovviamente il giocatore, allora, diciamo che tendenzialmente quando ti impegni in un evento così grosso, magari venendo anche, non essendo magari spagnolo o avendolo sotto casa, ovviamente, ma magari dovendo anche organizzarti, muoverti, eccetera, ovviamente per un giocatore che gioca da pochi mesi, può essere comunque una decisione impegnativa, perché comunque non ha ancora avuto tempo di entrare nei meccanismi, magari gioca da poco, ha fatto pochi tornei, insomma, nel senso, non è così facile. Quindi io direi che questo dato probabilmente, se rapportato alla proporzione dei giocatori, voglio dire, probabilmente ha ragione Manfred nel ritenere che in un torneo, diciamo, normale, la proporzione tra giocatori vecchi e nuovi sia sicuramente forse qualcosa di più di 60-40, probabilmente, che è un dato, insomma, secondo me molto molto buono, come dicevano anche loro. Vorrei, beh, insomma, nel senso, della bellezza poi dell'evento in sé, è un evento che si ripete da tanti anni, ovviamente per i giocatori nuovi non lo conoscono, ma comunque, come dicevamo, adesso poi magari nei racconti vi chiederò un po' a tutti e tre le loro partite, come si sono trovati, quindi emergerà anche un po' fuori qualcosa in più sull'evento di per sé. Ma volevo tornare sul punto di questa cosa, che è il primo grande evento, perché è un po' particolare quest'anno la situazione degli internazionali, in quanto in realtà non abbiamo ancora capito bene cosa ne sarà dell'europeo.
Come forse qualcuno saprà e altri no, gli internazionali in realtà sono nati da qualche anno come degli appuntamenti che le maggiori comunità europee del Trono di Spade organizzano, ognuno nel suo paese ovviamente, aperti ad ospitare o comunque proprio creati apposta per ospitare i giocatori delle altre nazioni e trovarsi in, come eventi preparatori, diciamo, all'europeo. Europeo che tradizionalmente era il torneo di Starek a novembre. Questi eventi ovviamente fornivano anche al vincitore un bye poi per l'europeo, un po' come invece tutti gli eventi come i nazionali invece lo forniscono per il mondiale a Roseville. Diciamo che quest'anno non con il nuovo gioco, con la nuova edizione, con tutto il nuovo programma Fantasy Flight, non sappiamo bene cosa succederà, perché Fantasy Flight ha pubblicato un nuovo schema, diciamo, ha riorganizzato tutta la sua struttura di eventi e torneistica e diciamo che il 2016 sarà un po' un anno di transizione. Invece nella stagione 2016-2017 Fantasy Flight ha previsto finalmente e per la prima volta di organizzare lei stessa in prima persona, comunque di calendarizzare in maniera regolare una sorta di circuito europeo che finirà proprio con un europeo ufficiale, perché stare che era l'europeo anche, diciamo, negli ultimi anni, gli ultimissimi anni riconosciuto in qualche modo da Fantasy Flight, ma comunque è sempre rimasto gestito in maniera un po' indipendente. E quindi quest'anno ritornano questi appuntamenti, come appunto prima è stato questo di Madrid, ma dovremo ancora capire come poi usciremo da tutta questa storia e come sarà l'europeo. Non so se i ragazzi che sono voi che siete andati a Madrid, magari Alvaro o comunque gli spagnoli, avevano notizie insomma ulteriori sulla questione europea. Ma tutto tace, secondo me. Sì, siamo ancora sul chi va là. Cioè, da quello che ho capito, con i ragazzi polacchi e i ragazzi tedeschi, si è creata una sorta di comunità ristretta di persone per organizzare comunque Castel Stalek anche quest'anno. Perché, da quello che ho capito, quello che aveva esternato Wolfgang, l'anno scorso sarebbe stato l'ultimo anno per lui, come organizzatore unico, ma un nutrito gruppo di giocatori del centro Europa ha deciso di comunque organizzare l'evento, sempre supportati da Wolfgang. C'è già una pagina Facebook che ha per promuovere l'evento, è tutto work in progress, ovviamente non si sa ancora date, non si sa ancora niente, però da quello che ho capito mi hanno assicurato che l'evento ci sarà. Anche se non sarà riconosciuto, ok? Cioè sarà comunque il culmine degli eventi europei, a prescindere se sarà riconosciuto o no da Mamma Fantasy Flight. Quindi questa è l'unica notizia che posso dare in anteprima. Io non ne ho parlato, benissimo, anche allora, perché appunto... Vai pure, Nicola, scusami. No, dicevo, non ne ho parlato anche perché per me è tutto nuovo, quindi mi sono ovviamente informato su diciamo tutta la parte internazionale, però poi non ho nemmeno chiesto in giro, anche, insomma. Va bene. Questo era per dire che in teoria anche in Italia, che tradizionalmente ospitava anche un evento internazionale, negli ultimi anni, quest'anno noi abbiamo chiesto ad Asterion, l'editore italiano, e ci ha detto che stava aspettando comunque da Fantasy Flight informazioni sull'europeo, visto che c'era agganciato questo evento, si aggancia appunto all'europeo, e so che stanno prendendo informazioni comunque per cercare di organizzare comunque un evento internazionale in Italia a insomma verso l'estate, diciamo giugno-luglio, quel periodo lì. Ovviamente, visto che adesso comunque siamo già quasi ad aprile, però insomma non c'è ancora nulla di certo, quindi su questo poi torneremo più avanti. Quindi insomma non ci resta adesso che approfondire un po' come è andato questo evento. Gli italiani so che erano un buon numero, giusto ragazzi? 10. Sì, mi sembrava 10 italiani. 10, ok. 10. Un buon numero, tutto sommato,
e soprattutto hanno fatto, insomma, mediamente un ottimo risultato, cioè siamo figurati benissimo, perché con 10 italiani mi sembra che abbiamo avuto 3 giocatori in top, no? Nonché... top 8. 3 giocatori in top 8, nonché uno dei migliori Nightwatch del torneo. Esatto. Esatto. No, secondo me per gli italiani è andata molto molto bene, insomma, poi fino a che non siamo arrivati verso fino a quando diciamo, esatto, però no, vabbè, comunque un torneo, per me è la prima esperienza, un torneo così grande, è un torneo che comunque 151 persone, top 32, partita comunque secca, perché comunque il gioco la pensa così, poi non è del tutto vero, perché poi da top 4 in poi è 2 su 3, però comunque sono risultati importanti secondo me. 7 turni di Svizzera poi non sono pochi, teniamo conto anche dei tempi ristretti del torneo, abbiamo cominciato alle 9 del mattino e finito alle 8 di sera. Quindi... altro 7 turni di Svizzera e poi subito la top 32, quindi comunque una partita estremamente cruciale, fatta comunque sicuramente con la stanchezza sulle spalle, ecco. Sì, sì, sono d'accordo. Bene, quindi un evento come al solito impegnativo, sicuramente comunque uno delle skill, diciamo, in questo gioco, poi quando affronti questi grandi eventi, anche quello proprio di tenere, anche proprio fisicamente, non so, e anche mentalmente, ovviamente, per questi grandi eventi, ma comunque gli italiani, dicevo, mi sembra si siano comportati benissimo, proprio in generale, e anche nello specifico Ivan e Luca, so che avete fatto top 8, insomma. Quindi. Sì, è stato... Giusto? Sì, 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 è stato inaspettato per quello che mi riguarda, cioè non pensavo che andasse così bene, però forse è venuto fuori alla distanza un po' l'esperienza di giocatore navigato, diciamo così. Sì, infatti è quello che volevo dire anch'io, in effetti ho notato quella quantità di nuovi giocatori che hanno preso parte a questo torneo e diciamo che un piccolo vantaggio ce l'hanno regalato, eh. Qualche partita vinta così per esperienza nettamente superiore degli avversari. Sì. Beh, insomma, è un classico. Questo gioco comunque, come diciamo da anni, premia molto le skill del giocatore, perché in realtà è un gioco comunque in cui hai tante scelte, tanti modi di arrivare alla vittoria anche durante la partita, quindi comunque la verità è che l'abilità del giocatore fa la sua. Adesso vabbè, io ovviamente vi chiederei un po' cosa avete portato voi e anche un po' in generale delle notizie sul meta che avete trovato, quindi sui mazzi, le cose un po' più, non tanto magari quelle troppo particolari perché poi fanno un testo a sé, ma magari proprio invece come era il meta, quindi i mazzi più gettonati, i mazzi che hanno fatto, che si sono un po' imposti, ecco, se ci sono ovviamente dei mazzi che in questo momento secondo voi hanno dimostrato di dominare un attimo il torneo. Ma, non so chi vuoi iniziare. Non so, magari comincio io. Ivan. Io mi pare di aver notato, poi correggetemi se sbaglio, una grande quantità di giocatori Lannister all'interno del torneo, non so se anche voi ne avete incontrati parecchi. Sì. Io... Purtroppo no. No, io invece mi sono stupito per la quantità di Lannister, anche perché vabbè, per quanto siano uscite un sacco di carte forti ultimamente, non mi è sembrata la casata, quantomeno se posta come casata principale del proprio mazzo, di fatto dominante rispetto al meta attuale. Mi è sembrato che molti giocatori puntassero all'utilizzo sfrenato della montagna e tendessero a vincere con quella. Quindi forse per i giocatori nuovi, per l'appunto, è la facilità di utilizzo di un mazzo Lannister base, unito alla casualità delle teste sulle picche varie, come il Tickler o la montagna stessa, rendevano un torneo del genere più facile da... come dire, da affrontare. Guarda, io ho portato Lannister bannerato Sun, quindi sono tra quelli che giocava Lannister, e secondo me comunque non è il mazzo click and play più semplice da approcciare. No, io ne vedo,
ne vedo altri a un certo punto di vista. Cioè, secondo me comunque ci vuole abbastanza test su quel tipo di mazzo per poi andarlo a sfruttare bene o eventualmente poter recuperare anche partite che sono un po' in bilico. Sicuramente, secondo me, una serie di carte uscite hanno facilitato, come hai detto anche tu, magari determinate scelte, perché comunque le teste sulle picche è una carta che può spaccare la partita in due completamente, e io l'ho subita anche a Batalla, e così come eventualmente la montagna, quindi questa randomicità della partita magari può essere stata letta dai più come, ma vediamo un po' se poi mi va bene e poi di conseguenza la partita la vinco così senza dover andare a fare altri sforzi, ecco. Esatto. Sì, anche perché poi, non so, anche solo l'idea di poter giocare un personaggio così grosso con forza 10, non so, proprio per un giocatore più inesperto magari gli può sembrare, sai, la carta forte. Sì, sì. Io la giocavo, non era ovviamente un mazzo basato sulla montagna, ma la giocavo semplicemente perché io lo vedo come un fil di spada enabler. Beh, comunque il personaggio esiste, è giusto metterlo nel mazzo. E quindi, cioè, comunque sicuramente un personaggio forte. Ecco. No, ma infatti... non è un personaggio che spacca il meta. Ma no, ma infatti io tendevo a rimarcare il fattore randomicità, sì, determinato, sì, da certe carte Lannister barra plot, proprio a fronte della difficoltà del gioco di per sé. Insomma, è più facile giocare una carta che con un giro di roulette può farti vincere la partita piuttosto che giocare un mazzo complicato come quello che magari giocava il nostro amico Manfre qua. Esatto. Che ti porta a fare dei calcoli non semplici. Sì, sì, no, su questo sono assolutamente d'accordo. Poi comunque si è visto che la scelta poi si vede chi ha pagato cosa, nel senso poi alla fine in top abbiamo ritrovato i soliti Baratheon, abbiamo trovato il Targaryen che poi vincerà. E poi ci arriviamo. Il Greyjoy e poi, esatto, e poi lo Stark di Manfred, sostanzialmente qualche altro Stark, credo. Ma e Manfred? Beh, no, cioè oggettivamente la scelta del mazzo che ho portato è stata data dal cuore, cioè ho scelto di giocare Stark perché è comunque la casata che ho giocato di più nel corso degli anni, la casata che su cui mi sono sempre sentito più affine, nonostante un periodo dove ho provato anche altri mazzi, indubbiamente. E era un mazzo preparato, studiato, testato molto di più di quello che ho testato io da Federico, da Jacken, che è, diciamo, a livello di deck building la mia spalla su cui appoggiarmi sempre. Ed è un mazzo che era ovviamente Stark fedeltà, cioè, quindi uno Stark classico, che si basava molto meno su plot di rush come potevano essere le teste sulle picche, come potevano essere, che ne so, l'attacco furtivo. Esatto, era un mazzo che cercava di arrivare abbastanza late game, dove si difendeva la mano con Come Over Westeros, cercava di portare la partita late game e di portare l'avversario a fare dei conti. E inevitabilmente in un pool di giocatori alle prime armi o appena approcciati al gioco è più difficile affrontare una partita di questo tipo, cioè dove tu hai nelle tue mani la partita, cioè sei tu che devi decidere che cosa fare, devi fare dei conti e fondamentalmente lo Stark ti può guardare, fare questi conti e sfruttare il momento del tuo errore. È un mazzo che non giocava con trick derivanti da carte che avevi in mano, lui cercava di preservare le risorse da eventuali reset o da eventuali rimozioni di massa, vedi Varys, vedi Wildfire, eccetera, e ti portava a fare dei conti sulle sfide da fare. E in tante partite sono state determinate da errori dell'avversario, cioè l'avversario che
portato all'esasperazione, passatemi il termine, sbagliava e io potevo sfruttare a mio vantaggio l'errore, anche perché alcuni errori sono stati eclatanti, ma veramente dovuti a scarsa lucidità, soprattutto le partite di top, dove si veniva da 7 partite di Svizzera, si vedeva molto che l'avversario si trovava in difficoltà, soprattutto quando giocavi contro un mazzo che non aveva Wildfire nel suo plot set, dove l'avversario arrivava a un certo punto che sperava che tu avessi Wildfire, ma così non è stato. Sì, io contro quel mazzo comunque ci ho giocato spesso, appunto perché con Federico gioco anche abitualmente e abbiamo sempre commentato come la vera forza del mazzo è che è un mazzo che ti porta a sbagliare. E io soprattutto, tra l'altro, da diciamo novizio, lo vedo, cioè l'ho vissuta spessissimo questa problematica, perché quando comunque arrivi a mid game, quarta, quinta plot, vuol dire che comunque chi lo pilota ha un board enorme in gioco e i conti da fare sono veramente tanti prima di poter ragionare su una sfida da portare, quindi è proprio un mazzo che porta complicazioni all'avversario tanto. Giusto per far capire a chi ascolta, qua stiamo parlando di un mazzo Stark che, a differenza degli altri, come si tende a giocare attualmente, ovvero con un sacco di plot aggressive, eventi che alzano la claim, qui si parla dell'altra fascia dello Stark, ovvero la difesa, che dobbiamo ringraziare, penso, gli ultimi due chapter, ovvero quelli contenenti l'Attachment Lady e il Maestro del Canile, che permettono di difendere praticamente qualsiasi tipo di sfida solo facendo entrare un lupo o un personaggio con un attachment meta lupo. Io ho trovato personalmente questo mazzo forse il più forte tra quelli che ho visualizzato all'interno del torneo, e se non fosse stato per la grande sfortuna di Manfred alla semifinale probabilmente sarebbe riuscito anche a portare il mazzo alla vittoria. Quindi l'ho apprezzato molto. Sì, cioè fondamentalmente... Bene, no, è interessante perché è comunque un mazzo abbastanza... Infatti, a quanto... È inusuale rispetto alla classica tematica Stark, che a quanto l'abbiamo visto nella maggior parte delle volte che abbiamo visto giocato, tende semplicemente ad andare in overkill, comunque prendere il sopravvento del board il più velocemente possibile per poi prendere controllo della partita in questo modo, sostanzialmente. Invece qua sì, ha una tecnica completamente differente. Tra l'altro, parlando di altri mazzi Stark che io ho trovato, contro cui ho giocato personalmente a Battalla, ho trovato degli Stark standard contro, aggressivi. Esatto. Che attualmente, secondo me, sono assolutamente dei mazzi non competitivi o comunque con estrema debolezza, tant'è che appunto motivo per cui comunque si è cercato di trovare un'alternativa di deck per quella casata. Beh, no, io penso che il mazzo Stark, diciamo, face, cioè nel senso il mazzo Stark che gioca sull'overkill o comunque su prendere il sopravvento del board nelle prime plot, non è cioè devi vedere tutte le carte giuste al momento giusto in una determinata sequenza. Se una di queste carte non la vedi, non riesci a giocarla o non ti permettono di giocarla, non hai possibilità di recuperare la partita. Contro casate che magari hanno più possibilità di stopparti, fai fatica, secondo me. Perché è vero, posso partire con la 5-11-2 e una sfida militare, faccio alto claim, più ammazzo di ghiaccio, più il giorno dopo ti faccio la marcia. Ok, ti ho fatto su 5 pezzi, veramente.
una di queste cose non funziona, hai perso la partita. Sì, anche questo perché è vero, ma soprattutto perché, vabbè, a parte tralasciando il Targaryen, che comunque rimane tuttora il mazzo del momento, così come era all'inizio della, come quando è nata la seconda edizione, il meta attualmente è spostato sui mazzi bolla, che tendono a controllare i mazzi più aggressivi. Abbiamo i Baratheon, che comunque si impongono pesantemente, abbiamo visto anche in top, ci sono stati tantissimi giocatori Baratheon, ma... Tu giocavi i Baratheon, no? Ivan, visto che non l'abbiamo ancora ricordato. Sì, io ho giocato Baratheon, non Fedeltà, penso di essere stato l'unico probabilmente al torneo a giocarlo, Banner of the Lion, non lo sapevo, ma da quello che ho sentito in America va tantissimo, tra l'altro, anche se fosse una versione diversa dalla mia, perché punta di più sempre al discorso del creare una bolla con Stannis e il mastino che viene rimbalzato e Jamie che non si tappa. Io ho preferito una versione più aggressiva, che puntava sulla sorpresa delle rimozioni. La gente generalmente tende a vedere i Baratheon come un mazzo che tappa e vuole vincere potere per pescare, mentre io giocavo anche le spadate, gli eventi per uccidere. Tanti si sono scoperti militare credendosi al sicuro e le teste sono volate. Forse è quello che mi ha portato a vincere il fattore sorpresa. Comunque, quello che volevo dire, oltre appunto ai Baratheon, che sono stati forse una delle casate più giocate in questo torneo, o comunque ai livelli alti, un'altra grande sorpresa, beh, in realtà ce lo aspettavamo, sono stati Martel, una bella rivelazione di questo torneo, perché dal nulla, come erano cominciati, adesso si stanno portando dietro delle carte veramente interessanti, come l'evento per chiamare soldi, e Nymeria, che anche lei è una di quelle carte che da sola può farti veramente partita. Hanno fatto piazzamento in top, Markel? Top 16, mi pare. Forse top 16, sorprendentemente anche una ragazza, è stata la seconda migliore giocatrice Martel, con il Martel Lord of the Crossing agendato. È un mazzo molto forte che, se venisse manovrato dalle persone giuste, potrebbe probabilmente causare anche lì dei bei disastri, ma era anche quello uno dei mazzi secondo me candidati alla vittoria per questo torneo. E sinceramente non so perché poi alla fine siano stati ne sono entrati ben due in top 32, non so perché poi siano stati sbattuti fuori. Lei credo di montagna, giusto per ricitare il random che ha un po' spaccato la partita, però adesso non mi ricordo, non mi ricordo con certezza se è stato così, però credo comunque che sì, abbia preso una partita in cui non ha retto i primi turni. Ho capito. Beh, comunque la Lord of the Crossing come agenda già me lo immaginavo, me l'ha confermato questo torneo, è probabilmente un'agenda che farà parlare di sé, almeno fino a quando non salterà fuori questa fantomatica prima dell'inverno di cui si parla tanto. Però per adesso sì, diciamo che si è fatta valere come agenda, sembrava così inutile invece. Sì, sì. No, infatti anch'io da rispetto inizialmente l'avevo assolutamente sottovalutata, ma poi vista proprio in azione con sia con Tyrell, ma poi con anche Martel, veramente efficace se appunto ragionata e pensata bene. Sono d'accordo. Bene, abbiamo avuto quindi una panoramica, magari diciamo qualcosa sul mazzo che ha vinto, visto che comunque insomma, almeno Manfred l'ha incontrato. Sì, faceva schifo. Ma della verità, secondo me ne può parlare meglio Ivan di questo mazzo. Sì, l'ho incontrato io il mazzo, purtroppo, non Manfred. Ah, l'hai incontrato tu, scusatemi, mi sono confuso. Ivan, raccontaci di questo mazzo. Un ottimo giocatore, bravissimo. Spagnolo, giocatore, chi era? Spagnolo. Probabilmente una, tra l'altro, forse un nuovo giocatore, o sbaglio? Mai visto prima? Io non lo so. Io non, secondo me ha partecipato all'ultimo Stalek, da quello che posso aver capito, ma non sono sicuro.
Vabbè, comunque allora forse non era propriamente un novellino, anche perché, vabbè, adesso tralasciando le preferenze personali e lo schifo che provo per le maledette lucertole con l'alito infuocato. Sai, è vero che in settimana dovrei incontrare Carl dopo che avrà ascoltato questo podcast, vero? Sì, ma infatti la nostra battaglia è epica e dura da millenni ormai, quindi... Ah, ho capito, va bene. Puoi immaginarsi tranquillamente su una montagna mentre la tempesta incombe. Quindi okay. Io con lo spadone, coi cerbiati, lui i draghi di Komodo. Vabbè, no, allora, appunto, tralasciando il fattore gusti, devo ammettere che il Targaryen è un mazzo che se vede tutto è quasi impossibile da fermare. Se comunque a chi lo manovra non è un giocatore accorto, difficilmente riuscirà a portare questo determinato mazzo alla vittoria. Io ne ho incontrati diversi, alcuni addirittura giocati con un banner dietro, quindi sia con i Martell che con i Lannister, e tutti mi hanno causato... Scusa Ivan, no, sì. Giusto perché la gente magari non ha seguito, era un certo. Targaryen fedeltà. Un Targaryen fedeltà, quindi classico. Proprio classico, se devo dire, ho visto la lista... Tanto di cappello, io se avessi dovuto montare un Targaryen fedeltà l'avrei montato esattamente come l'ha montato lui. Giocava 11-20, che secondo me al momento per i mazzi, per questo genere di mazzi, è la quantità giusta. Forse qualcuno magari mi dirà che non è così, però a dispetto della vecchia edizione, secondo me il numero di eventi giocabili all'interno di un mazzo con questa edizione è aumentato di 3-4 slot, quantomeno per ora. Tante rimozioni, Dracarys, lacrime, cancellini, quindi diciamo che con i Targaryen sono la casata che ha più, dalla sua, più rimozioni. E questo combinato a comunque la bravura del giocatore che non ha sbagliato una mossa, più alla fortuna spacciata che si è ritrovato, io non ho visto le altre partite, io ho giocato la mia, mi sono visto neutralizzare tutto quello che gli ho tirato addosso in maniera, una disinvoltura da fare schifo. Io giocavo per appunto Baratheon, quindi ho provato a guardargli la mano col Sin in Flame, mi è stato cancellato col cancellino, mi è stato lacrimato Sirio, mi è stato drogato Robert col Poppy, subito dopo è stato lacrimato Luang di nuovo, mi pare che Tyrion abbia preso fuoco e qualcuno sia stato gettato nella vasca dell'acido. Comunque è stata una partita pietosa. Non ho potuto fare niente, però d'altro canto ci sono state delle partite anche in Svizzera in cui mi sono sentito fortunato, arrivato in top 8, quanto pare la fortuna un po' mi ha abbandonato, poi vabbè, si sa che comunque la bestia nera del Baratheon è proprio il Targaryen. Ho visto sempre la sua partita contro il ragazzo che è arrivato quarto, giocava anche lui un Baratheon. Baratheon Tyrell, Banner of the Rose. È stata. Qui si parlava del meglio delle tre, e sono arrivati alla terza partita, rispettivamente a 14 punti uno e l'altro, quindi tiratissima. Galeotto fu la top deccata della vasca d'acido dritta sul personaggio con 40 punti sopra. Quindi sì, esatto. Anche lì un altro colpo del Targaryen, per poi terminare con quella che è stata praticamente un'esecuzione del Greyjoy che è arrivato in finale. Quella è stata la finale, secondo me, è stata anche un po' triste per un evento di questa portata, nel senso che 2 su 3, durata totale delle partite 30 minuti. Beh, ma lì d'altro canto non peccato. È che sì, certo, avremmo tutti preferito mentre vedere la linea di 3 ore. Esatto. Sì, esatto. Poi nel frattempo dal parte opposta, non filmata, si disputava la finalina per il terzo e il quarto posto, che è durata circa 2 ore e mezzo. Sì, esatto.
No, beh, triste nel senso che comunque da una finale si spera sempre di vedere una partita interessante, ovviamente con giocatori forti da cui poter anche imparare. No, no, ma i giocatori erano forti. I giocatori sicuramente erano forti, purtroppo però è stata veramente one-sided dall'inizio alla fine, addirittura la prima partita... credo sia durata la finale, no, giusto perché ogni tanto so che ci perdiamo su queste cose, io cerco di far capire meglio la finale, quindi era Targaryen fedeltà contro Greyjoy fedeltà, ok, no, già potete immaginare, sì. Io sono troppo pedante, dite se faccio un piccolissimo commento su questa storia che ritorna della finale o comunque anche di parte della top al meglio delle tre, che in questo gioco non ha nessunissimo senso. Puoi farlo. No, ok, perché io non l'ho mai sentita, quindi per me puoi farlo. Aspetta. Stai sì. Parlando del Targaryen? Ne parliamo male? No. Allora no, allora è inutile parlare. Okay. No, la butto lì prima di tutto perché magari c'è qualcuno che non gioca da poco e magari pensa che funzioni così il gioco, cioè nel senso che almeno nei tornei grossi le finali o comunque le top si giochino meglio delle tre. In realtà no, non esiste, questa cosa è un'invenzione un po' tipica degli spagnoli che va avanti da anni, di insistere su questa cosa di fare finali, anche non le finali, al meglio delle tre. Ma in realtà in questo gioco non è così, non è previsto, non si fa, quindi tutti i tornei che probabilmente farete, tranne che quelli in Spagna, normalmente giocherete quasi dappertutto come si gioca normalmente, cioè partita secca. C'è un motivo per cui è così, questo gioco non ha side, tutti i giochi di carte che giocano al meglio delle tre hanno il side, e c'è un motivo per cui esiste il side, quando si gioca al meglio delle tre, ovviamente, e qua invece non è così. Oltretutto, giocando meglio delle tre, di solito le partite si appiattiscono sul fatto che il mazzo che ha delle odds migliori rispetto all'altro, normalmente poi alla fine esce sempre vincitore dallo scontro, e secondo me non è, cioè non avendo il side, non avendo un modo di porre rimedio a questa cosa, è un po' sempre un peccato, no? Perché, sì, anche perché il fattore invece sulla partita... Esatto, invece sulla partita secca, tu anche se parti sotto, diciamo, come tipologia di mazzo a confronto, perché magari uno è proprio il tuo mazzo in cui hai match up peggiori, comunque puoi sempre tentare di inventare qualcosa, stupire il tuo avversario con effetti speciali, no, insomma, nel senso con giocate che magari non si aspetta, comunque puoi tentare, insomma, delle manovre un po' a sorpresa o cose così per cercare di recuperare il gap iniziale del... Sì, anche perché uno dei fattori determinanti di questo gioco è la scelta del mazzo delle plot, che non, il mazzo può essere lo stesso, ma il mazzo del plot può cambiare considerevolmente, totalmente rispetto a un altro mazzo. Ed è il motivo per cui comunque, come anche Ivan prima raccontava e diceva che ha sorpreso molti suoi avversari che non si aspettavano i put the sword in un mazzo barato, sostanzialmente, quindi facevano passare delle militari allegre a 5 più, insomma, nel senso, l'aspetto dell'imprevedibilità su questo gioco che si gioca appunto a partita secca e quindi il fatto di non avere troppe informazioni, e qui torniamo su un altro discorso che è uscito nelle ultime settimane, ma comunque insomma in questo gioco in realtà contano e sono abbastanza determinanti e ne determinano le dinamiche, per cui giocare al meglio delle tre in conclusione non ha senso, questo gioco lo cambia proprio nei altri risultati, quindi insomma nel senso non lo troverete fatto molto spesso. Io trovo che di base il ragionamento sia verissimo, in generale proprio come meccanico, come è strutturato questo gioco di carte, come andrà avanti, è assolutamente verissimo quello che ha detto adesso Max. Trovo però che attualmente col gioco, diciamo, con la 2.0, quindi con un pool di carte limitato, sicuramente la scelta delle plot, sicuramente determinate scelte di deck building possono impattare e impattano, come sicuramente ci ha anche dimostrato Ivan alcune sue scelte nel mazzo che ha portato, che è differente, molto differente comunque da quello giocato
In America, ad esempio, hanno sicuramente fatto la differenza, trovo però che comunque sia, col pool di carte così limitato, ci sia comunque una, purtroppo, probabilità di essere fortunati nel pescaggio rispetto all'avversario ancora abbastanza elevata. Quindi il driver sicuramente ha un impatto e avrà sempre più un impatto, ma adesso secondo me impatta un po' meno. Quindi a dare verso ovviamente la parte finale del torneo un 2 su 3, quindi basare magari un po' meno su ridurre un po' meno questa percentuale di fortuna rispetto all'altro, dando appunto la possibilità di provare l'altro di recuperare vincendo la partita successiva, ci potesse stare. È chiaro che è un qualcosa che non mi aspetterei col proseguire del gioco, cioè un formato che io ho trovato che potesse avere comunque un senso solo in questo contesto qua, con un pool di carte limitato. Forse allora, sì, forse no. Ti dico, Nicola, allora, questa cosa, tieni conto che questa cosa gli spagnoli in realtà la implementavano anche nel vecchio gioco, nel momento in cui il pool di carte era al suo massimo livello, praticamente come non era mai stato, e in realtà lì contava, cioè avevi tante possibilità di recuperare anche setup brutti, eccetera, eccetera, cosa che adesso ovviamente ne hai poca, come dicevi tu stesso, perché giustamente il parco carte è limitato, quindi non hai molte opzioni. A volte nella partita, se parti sotto e l'avversario parte fortissimo, ci sono pochi mazzi in questo momento che ti permettono magari di ribaltare la situazione, eccetera. Ti dico, quello che dici tu è verissimo, ma è vero, però è quello che succede sempre con giocare al meglio delle tre. Cioè, il motivo per cui si gioca al meglio delle tre è sempre per limitare il fattore fortuna dovuto a una partenza sfortunata, eccetera, eccetera. Non viene mai meno l'elemento imprevedibilità. Infatti tutti i giochi che giocano a meno delle tre prevedono il side, quindi si potrebbe mitigare l'effetto fortuna, ma lo devi fare mantenendo sempre diciamo reale il fattore imprevedibilità, con di solito si fa tradizionalmente appunto con un side, in maniera tale che ogni partita comunque tu non sei matematicamente certo del fatto che quell'avversario può avere quel tipo di carte nel mazzo, nelle trame, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, nel senso, c'è un elemento in cui tu in ogni partita devi comunque valutare che il tuo avversario può aver cambiato qualcosa, e quindi devi giocare, non puoi giocare, diciamo, già sul sicuro, no? Cioè, non puoi dire, va bene, ok, se tappo il mono personaggio a forza 7, tanto ho già visto che non mi gioca marcia. Comunque. No, quello, okay. No, ripeto, yeah. Il discorso alla base è verissimo, e secondo me la strada giusta è partita singola, perché il gioco è strutturato sulla base della partita singola e non è strutturato in maniera diversa. Non conoscendo, cioè ho saputo ovviamente che era una tradizione, diciamo, degli spagnoli, il discorso del 2 su 3, anche in passato, però diciamo che dato quando è stato fatto l'evento, cioè con questo pool di carte ristretto, non mi ha stonato così tanto. Mi aspetterei che i prossimi eventi, comunque, che siano spagnoli o meno, non lo facciano, perché comunque il pool di carte inizierà a crescere, quindi il problema del chi top deck è meglio ha ragione, inizia a venire meno, ecco. Ok, va bene, io direi che comunque abbiamo fatto un piccolo excursus, direi che si è capito abbastanza per tutti quanti, anche chi magari gioca da poco, non è una cosa che probabilmente vedrete molto spesso, anzi in tutti gli eventi ufficiali in teoria non la dovreste vedere questa cosa del meglio delle tre, e in generale comunque non penso che la vedrete molto, però insomma, visto che è stata fatta e visto che se ne parlava, insomma, ci tenevo a citarla, perché prima che qualcuno si aspettasse poi di andare a far giocare le finali a meglio delle tre, insomma, anche negli eventi per noi, ecco. Chiarissimo. Ok, vabbè, entriamo un po' nel merito. Vuoi fare qualche domanda? Ma abbiamo fatto un discorso sul meta, direi che visto anche le tempistiche, ditemi voi se avete qualcosa, da qualche aneddoto, qualcosa di particolare da raccontarci su Battaglia, se no poi io
andrei avanti perché guarda, tenevo d'occhio un po' i tempi e ci siamo, insomma. Ma io giusto una nota da prima volta, una cosa che ho apprezzato tantissimo dell'evento è stato il clima, nel senso che il clima generale che si respirava, nel senso che comunque per quanto sia un evento grande, per quanto comunque sicuramente la competizione si sentiva, la comunità continua a sorprendermi in maniera positiva, la comunità in generale di questo gioco, quindi non è nemmeno un fattore italiano il fatto che comunque ci sia, sì, il clima sia più disteso. È chiaro che quando si gioca si gioca per vincere, però con tutte le, diciamo, le sfumature del caso, non è un ambiente che può diventare malsano come altri giochi di carte. Quindi anche lì si è respirato questo, grande accoglienza da parte anche degli organizzatori, degli spagnoli, quindi veramente sorpreso tantissimo in positivo in questo senso. Sono perfettamente d'accordo con quello che dice Nicola, il clima conviviale, tanta gente che era venuta lì proprio per giocare, non solo per di quantitativo di premi o di gadget o di altre cose del genere, era elevatissimo, la gente si è mossa per divertirsi, la gente si è mossa per giocare, che fondamentalmente è quello che deve spingere ognuno di noi a muoversi, e sì, il clima anche tra i tavoli, tra i giocatori, non c'era tensione. Ovvio, le partite erano comunque partite di alto livello, partite tirate, partite dallo skill, cioè dal livello di abilità molto alto, sì, però tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza richiami, senza polemiche, senza nulla di nulla. È la cosa molto positiva su un evento così grande. Sì, infatti ricordatevi che quando vi chiederanno chi ha vinto Battaglia per il Muro non dovrete dire ha vinto Targaryen, bensì ha vinto l'amicizia. No, vabbè, però mi fa molto piacere che abbiate detto questa cosa, soprattutto che abbia detto a Nicola, che è, diciamo, il giocatore nuovo qua nel gruppo, perché è una delle cose che io, insomma, la gente vecchia come me e Luca e insomma un po' tanti giocatori che come noi giocano a questo gioco da 8-9 anni forse, mi sembra una cosa del genere, diciamo sempre, no? Soprattutto quando è cominciata questa nuova edizione, sono arrivati tanti nuovi giocatori, è una di quelle cose che ripetiamo, penso allo sfinimento, cioè ci saranno 8.000 video in cui ripeto sempre questa cosa, e magari a qualcuno non, insomma, fa strano, soprattutto giocatori che vengono da altre esperienze di altri giochi di carte, comunque sono abituati a degli ambienti in cui comunque è tutto un po' più teso, tutto un pochino più, insomma, è tutto un po' diverso. Invece il clima che c'è nella comunità del Trono di Spade in Italia e anche all'estero, perché comunque alla fine oramai le grosse comunità, almeno quelle europee, sono abbastanza integrate, nel senso che si incontrano, si scambiano opinioni, e cioè c'è un circuito, diciamo, oramai abbastanza integrato, e è sempre così, è sempre molto conviviale, è molto alla mano, è quel concetto di comunità matura di cui ho parlato un sacco di volte, che viene fuori, insomma, mi fa piacere, perché secondo me è uno dei valori aggiunti di questo gioco in particolare. Sì, l'unica cosa che infatti in questo bellissimo clima stonato è stata una partita che ha giocato Manfred, che secondo me merita un minimo anche solo la citazione, che era la partita da top 32, perché è stato un po'... sono arrivato un po' a metà perché stavo giocando, però... l'ho vissuta, diciamo, la parte clou della partita è stata un po' quasi paradossale. Però lascio la parola a Manfred. Ma sai, è stata una partita strana, perché comunque era contro un ragazzo spagnolo che non parlava una parola di inglese, e era partito molto forte, era tipo 10-11-0 per lui, però non è riuscito a chiudere il turno
il turno in cui ne ha avuto la prima occasione, ha sbagliato la prima palla match, chiamiamolo così, e io piano piano no, Greyjoy fedeltà, che non è riuscito a chiudere la partita. Io ho incominciato a mettere in campo pezzo dopo pezzo, e le due cose fondamentalmente che mi hanno fatto un po' storcere il naso sono state: la prima, che nonostante anche la top 32 fosse a tempo, cioè fosse una partita a tempo, perché per motivi di tempistiche non era a tempo illimitato, soltanto la finale era a tempo illimitato di tutto il torneo addirittura. E facevamo top 4 al meglio delle 3, ma a tempo. Avevi 3 ore per giocare le partite. Avevi 3 ore per giocare le partite. Ok, va bene. E fondamentalmente, quando il mio avversario aveva notato che non riusciva più, che stava inesorabilmente arrivando verso una situazione che poteva essere sfavorevole per lui, ha iniziato a tirare lungo la partita per provare a vincerla con questo mezzuccio. Quindi, al tempo, diciamo. Sì, leggeva tutte le carte che schieravo, e mi chiedeva tutte le carte cosa facevano. E... ma anche il cucciolo di Metalupo, cioè, era veramente paradossale. Cioè. È stato sì, diciamo che è stato un po'... molto simbolico è stato il commento di Federico Fasullo. Sì, c'è stata una situazione di gioco dove molto chiaramente a inizio fase di trama avevo chiesto espressamente chi era il primo giocatore. Lui, in quanto lui aveva vinto l'iniziativa, lui aveva detto me. Dopo che si sono verificate un insieme di situazioni all'interno della fase, ha detto ah, ma non avevo capito, allora avrei fatto diversamente. E comunque io, in quanto, va bene, abbastanza alterato nel momento, oggettivamente non lo nascondo, non è che avevo mantenuto una calma serafica, ero abbastanza alterato, ho comunque fatto rifare la giocata, e sì, diciamo che c'era creato un po' di tensione all'interno della partita. Poi dopo comunque lui ha indubbiamente ricommesso un altro errore, nonostante io gli abbia dato la possibilità di redimersi. Quindi sì, dopo alla fine sono riuscito a portare a casa la vittoria, però è stata una partita molto tesa, soprattutto perché era abbastanza lampante il gioco cui stava giocando il mio avversario, cioè stava proprio tirandola per le lunghe apposta, perché sì, effettivamente stavo recuperando, ma era comunque 11-12-2, cioè quindi era lunga per me. Era una remata. Era lunga, sì, per me. In particolare quel momento è stato il wildfire contro la sua confiscation, quindi chi va per primo, se l'avversario avesse ucciso il suo personaggio con addosso Rising from the Sea, Manfred avrebbe dovuto staccarsi la sua lady. Quindi nel momento in cui l'avversario gli ha detto ah, vado prima io, e lui allora stacco quella taccia, ah, ma allora non ci siamo capiti, e dietro Fasullo. E qui da questa cosa comunque si capisce che quel cacchio di segnalino trono di spade per il primo giocatore del corset forse a qualcosa serve. Tra l'altro, se posso dire, adesso mi viene in mente a Stale che quando mi ha fatto il primo torneo della seconda edizione ho avuto anch'io uno screzio con un giocatore, non mi ricordo di che nazionalità, che gli avrei tirato una testata. Giocava lui, Greyjoy, Banner of the Stag, io i Tyrell, e alla sua summon io sapevo benissimo che sarebbe andato a cercarsi Melisandre, e gli ho detto vai prima tu. Si cerca il personaggio, a quel punto mi fa ma quindi chi è che andava? E gli ho detto ti ho detto che vai prima tu. Ah no, ma avevi detto che andavi prima tu. E lì ti sale un po' quel segnalino primo giocatore. La risposta è segnalino primo giocatore. Hai preso il segnalino primo giocatore, bravo. Non esco più adesso... di casa senza il segnalino del primo giocatore. Adesso bravo. Anche al lavoro, se il mio datore di lavoro mi deve parlare, io do il segnalino. Bravo Ivan.
No, comunque ragazzi, comunque siete fantastici perché, ti ripeto, tirata, sviolinata allucinante sulla bellezza della comunità e voi giustamente mi arrivate con il racconto della prima testa di cazzo del torneo, ottimo. Vabbè, grazie, grazie, grazie. 151 persone. 154 persone, uno stronzo probabilmente lo beccherà, cioè ci sarà all'interno. L'eccezione che conferma la regola. Figa, voluto esatto, che... Esatto. Cazzo. No, poi volevo far notare anche che questi racconti, no, del giocatore che tenta di tirare in lungo per cercare di vincere a tempo, insomma, cozzano proprio con quello che noi invece abbiamo imparato a conoscere, con i nostri giocatori lenti, che invece sono lenti a prescindere da come gli va la partita, cioè... Esatto, sì. non è voluto, non è ricercato. Bellissimo, sei il nostro eroe per sempre. Che non so se è meglio o peggio, però da un certo punto di vista comunque va bene. No, preferisco che non ci sia né dolo né colpa. Almeno non ti sale la bile. Preferisco che sia così, punto. E va bene così, prendiamo come tale. Va bene, ok. Quindi chiusura, bel evento, bella esperienza da ripetere. E l'unica cosa... Ciglio. C'erano tante donzelle. Avete visto un'impennata di popolazione femminile arrivare con questa nuova edizione? Non so. E non solo quello si è impennato all'interno della comunità. No, perché secondo me a naso la percentuale rimane sempre scarsa come al solito. Ecco. Però poche ma buone. Buone. Questo è sempre stato così, però devo dire. Le giocatrici del Trono di Spade sono sempre state poche ma virtuose, diciamo. A parte qualche odor femmina, ma per il resto... Capito. Beh, insomma... La Martel, la Batalla, aveva decisamente il suo perché. Ragazzi, voi. Poi... No, abbiamo ricordi, cioè, soprattutto è un bene che non ci fosse il nostro buon Michele Sommi, che subisce tantissimo questa cosa del fascino femminile durante il torneo. Purtroppo, vabbè. Ma non rivanghiamo al passato e direi di andare avanti. Bene, quindi no, conclusione, ottimo torneo, ci rimane un po' il dubbio su come inquadrarlo in ottica europeo, ma vi ripeto, è una cosa che probabilmente sarà vera forse ancora per quest'anno, poi l'anno prossimo Fantasy Flight ci ha promesso tutto un circuito europeo con addirittura viaggio pagato, vitto alloggio e donne a go-go per chi vince l'europeo per andare a Roseville a giocarsi in mondiale, poi quindi tutto... A novembre con meno 10, fantastico. Roseville poi è classica meta turistica americana, sarebbe molto bello, no? Infatti anche questo crea qualche difficoltà, ma comunque ragazzi è la sede del Fantasy Flight, ovviamente se lo fanno in casa nel mondiale ci possiamo lamentare più di tanto. Tra l'altro avete prima ricordato en passant, lo rifacciamo ancora, che quest'anno con il nazionale a Stereo per la prima volta, insomma, ci ha promesso che invierà il vincitore al mondiale, quindi insomma nel senso contribuirà a mandarlo al mondiale investendoci in qualcosa, non sappiamo precisamente ancora come, quando, perché eccetera eccetera, ma comunque insomma contribuirà e quindi direi è una bella cosa, finalmente forse avremo un italiano al mondiale, insomma. Sì, beh, diciamo che comunque Asterion mi sembra che stia credendo molto nel gioco nel momento in cui ha scelto di prenderlo e di sponsorizzarlo, insomma, mi sembra che abbia evidenziato comunque quanto ci crede. Sì, ok, io direi che possiamo anche fare un giro di opinioni anche su questa cosa qua. Asterion, quindi, che è il nuovo editore italiano del gioco, anche secondo me mi sembrano molto disponibili, molto, insomma, nel senso si stanno attivando bene per supportare il gioco, tutto sommato, nel senso seguendo molto lo schema Fantasy Flight, anche giustamente da un certo punto di vista, ma comunque essendo sempre disponibile a risponderci, a intervenire, a fornire comunque il materiale sempre arrivato più o meno per te, no, anzi, beh, insomma, nel senso rispetto al passato possiamo dire che le edizioni italiane sono sempre arrivate nelle tempistiche corrette, salvo qualche piccolissimo ritardo adesso sul terzo chapter, ma si parla di una settimana, quindi insomma niente di particolare, comunque la roba è sempre arrivata puntuale, il supporto al gioco c'è, i kit forse sono arrivati inizialmente un po' in ritardo,
i kit per i tornei, ma insomma poi adesso ci sono e insomma c'è in previsione un bel nazionale con insomma appunto con addirittura in pari o rinvio del vincitore al mondiale, quindi insomma direi buono dal mio punto di vista. Cosa ne pensate voi del supporto a Stereon, comunque di come si sta muovendo l'editore italiano sul gioco? Penso che il supporto c'è, penso che la comunità viene ascoltata, cosa che è molto importante, che non ci sia questa sorta di torre d'avorio dove i distributori rimangono e al di sotto c'è la plebe della comunità, c'è un enorme scambio tra le due realtà. Quando posso per dire una cosa che mi è piaciuta molto è stato fatto notare da parte della comunità due errori di traduzione delle carte, c'è stata l'attivazione da parte di Asterion per sostituirle e distribuzione questa, dei cosa del tutto inedita nel mondo dei giochi di carte, cioè nel senso io insomma praticamente mai visto. No, è una cosa che ho apprezzato molto. Chapter che arrivano, ce ne e aspettiamo adesso la seconda ristampa del core set, dove ci sarà la seconda ondata di giocatori, chiamiamola così, che potrà riapprocciarsi al gioco. Abbiamo eventi su eventi supportati, abbiamo un sacco di cose, vedo regolamenti sempre più dettagliati, vedo sul sito di Asmoplay il reparto FAQ viene continuamente aggiornato. Cioè domande, risposte, dubbi, ansie, perplessità, sono cioè tutto quello che la comunità non riesce a tra virgolette a dare risposta. Comunque abbiamo anche un distributore che si attiva sotto questo profilo ed è una cosa che secondo me è molto importante. Tanti negozi che sono fondamentalmente il motore. Cioè la comunità è la benzina, ma il motore è comunque un negozio che ti supporta, che sono stati supportati a loro volta dal distributore con consegne di premi, eccetera. Tanti tornei vengono fatti anche principalmente per questo, perché non chiunque ha la possibilità di organizzare un torneo, ed è la cosa positiva, e a prescindere viene supportato nello stesso modo dal distributore. E I risultati si stanno vedendo da un evento o due al mese a quattro eventi alla settimana in tutta Italia. E la cosa dimostra che si sta facendo un buon lavoro, sia indubbiamente da parte della comunità che si sta espandendo in un modo positivo, e sia anche da parte del distributore che non vive questo gioco come ponendo una barriera tra i due mondi. Io lo apprezzo molto per quello che posso dire io e le mie esperienze che posso aver avuto. Io sono molto contento adesso, sperando di continuare così, sperando che la comunità abbia sempre voce in capitolo e soprattutto sperando che il livellarsi con i dettami Fantasy Flight, che permettetemi un inciso, sono quanto mai obbligatori, cioè nel senso se decidiamo di seguire una strada è giusto seguirla tutti uguali in tutto il mondo, perché non possiamo essere noi la mosca bianca, sperando che questa strada porti soltanto altri vantaggi al nostro gioco preferito. Tutto qua, questo è il mio pensiero. Ancora, Ivan? Io? Andiamo avanti. Ma io posso, non lo so al momento cosa dire effettivamente di quanto più abbia detto Manfre rispetto all'organizzazione che sta avendo Asterion nei nostri confronti. Posso dire che il nostro precedente distributore era discutibile. Io starei ancora aspettando qualcosa da parte della Giochi Uniti, poi non entro nel merito, ma Intervengo io evitando questo impasse, anche perché non ho vissuto i precedenti, però diciamo che per
passione un po' ho avuto a che fare sia con Giochi Uniti, e tanto anche con Asterion, soprattutto con Massimo Bianchini, anche quando precedentemente era in 25. E quindi diciamo che Asterion la conosco al di là del Trono di Spade, e ho sempre apprezzato la politica che hanno voluto dare alla loro azienda, ed è il motivo per cui tra l'altro Asmodee ha proposto la fusione che poi è avvenuta, perché comunque hanno sposato la politica di Asmodee, che è portare il gioco ai giocatori che altri distributori in Italia non fanno, o comunque su cui non è la priorità. Asterion la scorsa estate, non parliamo del gioco di carte, ma su altri filoni come gioco da tavolo per bambini, è andata nei bagni della riviera in Emilia Romagna a far conoscere alcuni giochi a bambini, che poteva essere il target, poteva essere diciamo dai 6 ai 14 anni, cioè sono approcci in un mondo ludico che sono diversi, assolutamente diversi, e si riversano ovviamente su tutto, sia sul gioco di carte, che secondo me Manfred ha dipinto molto come siamo messi adesso e come secondo me si può apprezzare quello che stanno facendo, ma in generale mi pare che il loro pensiero verso il gioco organizzato sia estremamente positivo. Cioè, vogliono sponsorizzare il gioco organizzato in Italia, che sia il Trono di Spade o che siano altri giochi, come può essere, non so, la linea Star Wars o chissà cos'altro, insomma. Molto positivo, io riconosco, e ho molta fiducia, e quello che hanno fatto fino adesso mi ripaga della fiducia che comunque so di avergli dato anche in passato, ecco. No, è vero quello che dice Nicola, insomma, diciamo che venivano già da delle ottime esperienze a Asterion come azienda, insomma, anche su altri giochi. Era vero che la preoccupazione infatti non era tanto su come Asterion lavorava come azienda in generale, diciamo, ma quanto più il fatto che questa era la loro prima esperienza con un gioco di carte collezionabile, comunque non è esattamente collezionabile, ma comunque la dinamica è quella da gioco di carte collezionabile per quanto riguarda il gioco organizzato, ed è un po' diverso, ecco, da trattare giochi da tavolo, proprio per quanto riguarda l'organizzazione del gioco organizzato. Quindi i dubbi, diciamo, nel senso che potevano essere riguardo a questo dettaglio, diciamo, ecco. Invece, appunto, mi sembra siamo tutti soddisfatti, insomma, quindi bene anche questo. Continuate così. Sì, esatto. In conclusione, ci piace molto per il momento tutto quello che sta succedendo. Direi di andare avanti, visto che comunque stiamo sforando l'ora, poi i nostri ascoltatori ci moriranno tra un po', e quindi cadranno le orecchie, per cui direi di passare, se siete d'accordo, a news velocemente e a ricordare i prossimi appuntamenti. Ok? Procediamo, sì. Nemo problema. Ok, allora io direi che come news possiamo citare che è uscito da poche ore, invece da qualche giorno, probabilmente quando lo ascolterete voi, la notizia che Wolf of the Nord, che in italiano sarà Gruppi del Nord, se ho capito bene, uscirà ufficialmente il 7 di aprile. Io penso, non c'è la conferma ufficiale in questo momento, ma penso di sbilanciarmi nel dire che potrebbe essere verosimile che lo troviate in realtà in anteprima già a Play per chi ci andrà, e poi evidentemente invece nei negozi Asterion sicuramente rispetterà la data di uscita ufficiale inevitabilmente del 7 di aprile. E mentre invece il quarto chapter probabilmente sarà già uscito, o comunque sarà nei negozi nel momento in cui voi ascolterete questo podcast, perché è in arrivo adesso con la fine di marzo. Direi che queste sono le grosse news. Fantasy Flight ultimamente sta mettendo fuori spoiler su spoiler, ma sono quasi tutti quanti riguardano sempre Wolf of the Nord, e quindi niente in particolare. E l'altra news grossa che è uscita, l'abbiamo citata prima parlando di
parlando sempre del, scusatemi, di Madrid, del torneo internazionale, che riguardava appunto l'aggiornamento del regolamento da torneo e più in generale proprio della riorganizzazione di tutta la struttura torneistica Fantasy Flight, che riguarda tutti i loro giochi e che vedrà appunto dal 2016-2017 l'introduzione, in particolare, ecco, diciamo, le cose che riguardano di più noi sono l'introduzione appunto di un circuito europeo e quindi di una anche di un torneo europeo ad affiancare, che va ad aggiungersi ai vari, tutta la struttura dei nazionali, regionali, tornei locali, eccetera, eccetera, e fino ad arrivare al mondiale. Direi che come altre news non ho in mente nient'altro. Nicola, tu? No, direi nient'altro, non ho niente da aggiungere. Perfetto, vabbè, un commento su questo, mi sembra che in realtà è già stato, ne abbiamo già parlato, su tutta la struttura, diciamo, nuova Fantasy Flight. Sul regolamento non c'è molto da dire, in realtà ci sarebbe un argomento che in teoria è ancora oggetto di discussione, che è la questione che è stata introdotta la parte intenzionale, che è una novità vera e propria, l'unica forse grossa novità che hanno introdotto nel regolamento, di cui non so se volete spendere voi due parole. Io dico solo una cosa, che in realtà secondo me non si è capito bene come si applica come si applicherà, insomma, nel concreto questa cosa, perché hanno introdotto la possibilità di fare patte intenzionali, cose che prima era vietatissima nel gioco. La patte intenzionale, per chi non avesse capito, comunque è il fatto che i due giocatori si siedono al tavolo, decidono di pareggiare la partita, quindi di prendere tutti e due punti e non disputare la partita. Per farlo c'è scritto che bisogna chiamare l'arbitro o il marshal, che è quest'altra figura, diciamo il super arbitro, diciamo così, del torneo, o comunque l'organizzatore in assenza di un giudice, che quindi il responsabile del torneo, e dichiarare intenzione appunto di pattare, e il giudice, marshal o organizzatore che sia, deve verificare che questo non violi il regolamento, le regole di sportività, buona condotta, eccetera, eccetera. Regole che per contro ci dicono che i giocatori non possono prendere accordi per alterare il risultato del torneo. Ora, siccome le patte intenzionali di solito si fanno nell'ultimo o comunque negli ultimissimi turni di Svizzera, in cui i giocatori che sono sicuri che con due punti entreranno nel taglio di top, insomma, decidono di non rischiare nessuno dei due, quindi di prendersi i loro due punti ed essere sicuri di avere un posto in top, e diciamo che la patta fatta in questo modo qua sembrerebbe in realtà illegale, perché in realtà è un accordo tra giocatori che determina il risultato del torneo. E quindi in realtà queste patte quando si potranno fare? Cioè, nel senso, a occhio, se tu le introduci, dai il permesso ai giocatori di farle proprio in quel momento lì. D'altra parte, se reintroduci con il vaglio del giudice che deve verificare la sportività della decisione, eccetera, eccetera, allora sembrerebbe che in realtà in quei casi lì non si possano fare. Però è tutto un po', dal mio punto di vista, è tutto molto poco chiaro quando si possono fare e quando no. Penso che se non ci sarà un ruling su questa cosa, nel senso qualcuno che spieghi esattamente cosa intendevano fare, sarà tutto in mano a ogni singolo organizzatore nella pratica, e quindi ci saranno tornei in cui i giocatori la faranno e il giudice lo permetterà, e tornei in cui i giocatori vorranno farlo e il giudice dirà no perché è un comportamento antisportivo, e quindi non ne usciremo. Voi cosa ne pensate, brevemente? Beh, bella regola di merda. Diciamo che il campione dell'anno scorso ha sintetizzato il mio pensiero. Anche il mio. Ah, ok, no, perché pensavo che fosse una cosa di noi vecchi giocatori che abbiamo vissuto per praticamente 9 anni, 10 anni, in cui in questo gioco in particolare si caratterizzava anche proprio da queste cose, il fatto di non vedere quasi mai drop, quasi mai patte con conti particolari per entrare nel taglio di top, ma bisognava sempre giocarsi tutte le partite, perché alla fine si partecipava più che altro per giocare, non per fare risultato, cioè particolare, e quindi insomma era proprio una regola che caratterizzava un po' il gioco. Il fatto di aver introdotto in tutti i giochi, non soltanto nel Trono di Spade,
tutti i giochi Fantasy Flight hanno introdotto questa cosa della patente intenzionale permessa, ma sotto vaglio di, appunto, del giudice che deve verificare tutta questa storia della sportività della situazione, è tutto, lascia tutto un po' così, insomma. Sì, il grossissimo problema che io vedo, non tanto magari a un ipotetico regional o nazionale in cui questa cosa può essere comunque sanata dal fatto che appunto c'è questo super giudice con questi poteri di veggenza che può decidere tutto su tutti, quanto agli store, perché comunque sono cose locali, chi va a giocare, molte delle persone che vanno a giocare agli store sono comunque abitudinari del negozio, e quindi sì, magari il giudice è lo stesso negoziante, però ci si conosce, quindi stride tanto, secondo me, sulla parte del torneistica legata ai local. Non lo so, io non so se sia una cosa, un problema che si presenterà più nei tornei locali o più proprio nei tornei grossi, in cui con tanti turni di Svizzera, eccetera, eccetera, questi conti si riescono a fare anche forse meglio, con i due punti magari ci sono molto spesso due giocatori che sono sicuri sono entrambi sicuri di entrare in top, però è soprattutto con top grosse, ecco, questa cosa succede. In realtà che con la top 4 è molto più difficile fare tutti questi conti. Insomma, non lo so, io mi piacerebbe che la regola, ok, l'hanno introdotta, forse hanno fatto per uniformare tutti i loro giochi, però la verità è che mi piacerebbe che spiegassero come deve essere applicata, perché ripeto, se la metti, allora presupponiamo, secondo me, che sia lecito farsi tutti questi conti e fare accordi tra giocatori, eccetera eccetera. D'altra parte, in questo gioco non ci sono mai stati, e la reazione di Ivan e di Luca, per tutti, lo dico soprattutto per i giocatori nuovi, la dovete leggere così, cioè noi veniamo da un mondo in cui questi generi di accordi, in realtà, che sono tradizionali di giochi come Magic, di altri giochi, in realtà non esistono, non sono mai esistiti, non sono proprio, anzi sempre stati considerati antisportivi da un certo punto di vista. E nel regolamento ancora si parla di accordi tra giocatori per determinare il risultato del torneo come di accordi antisportivi, e quindi insomma è tutta una cosa che secondo me l'hanno introdotta ma l'hanno messa lì un po' così. Vabbè, insomma, vedremo. Io ho già chiesto ad Asterion, l'editore italiano, un'interpretazione di questa regola in maniera tale da poi avere, insomma, una linea guida anche per chi poi dovrà applicarla sul campo, quantomeno vedremo cosa uscirà. Mi ricorda tanto una legge italiana. No, vabbè. Poi, oltretutto, in realtà, nel nuovo regolamento Fantasy Flight, voi non so, pochi se ne sono accorti, no? Però se lo andate a leggere in inglese, adesso penso che forse, non so, se nell'edizione italiana... forse ce ne siamo accorti, no? Leggendolo in inglese, quindi probabilmente Lorenzo forse era già sistemato, non sono andato a riguardare, ma comunque in realtà c'erano anche cose buffe, no? Nel senso che hanno fatto dei copia e incolla e paresi tipo da Netrunner, per cui praticamente si diceva a un certo punto che la Svizzera del Trono di Spade si giocava sulle due partite, sul meglio delle due partite, e mentre invece la top era giocata a partita singola. Ovviamente, in realtà, per chi conosce Netrunner, ovviamente era semplicemente copia e incollato da quel gioco, in cui ha un senso giocare sulle due partite, perché si gioca con due mazzi differenti, le partite si giocano su due partite, appunto, e invece in realtà scrivere che si gioca meglio delle due partite nel gioco del Trono di Spade non aveva proprio nessun senso, cioè nel senso era proprio una follia. E quindi insomma niente, vabbè, hanno semplicemente un problema di copia e incolla, ecco, che nessuno ha notato in realtà, ma c'era, vabbè, curiosità, direi, nulla di più. Chiudiamo, io direi, ricordando gli appuntamenti. Non citiamo ovviamente la estrema quantità di tornei amichevoli che ci sono oramai praticamente settimanalmente in 3-4 location diverse in Italia. Citiamo invece i tornei locali più importanti. Direi che possiamo citare: al 10 di aprile c'è il torneo locale a Roma,
a Galactus di Roma. Poi sempre il 10 aprile avremo il torneo locale a Pescara, Games Academy di Pescara, e sempre il 10 di aprile avremo anche il torneo locale a Genova presso Zugemo Ludo Caffè, e anche sempre il 10 di aprile avremo il torneo locale, vedo qui, anche a Prato, quindi in Toscana, che è la regione forse di quelle tradizionali del Trono di Spade che ha fatto un pochino più fatica o sta facendo un pochino più fatica a entrare nel vivo dei tornei del gioco. Comunque, quindi siamo contenti che ci sia torneo a Prato, quindi presso Firenze, per tutti i toscani che sono in zona. Viene giocato da Gamelot, il regno dei giochi, ok? E poi insomma andiamo avanti con il 16 di aprile, in cui ci saranno i locali di Grosseto e Modena, ok? E il 17 invece ci sarà Milano e Imperia. Ma poi questo il 16 credo anche, ah no, niente, no, come non detto, no, sì, no, ecco, io questi qua ve li cito, non so se faremo tempo magari a riparlarne con il prossimo podcast, spero di sì. Quindi magari ci ritorneremo, comunque tenete conto, 16 di aprile, 16 e 17, quel weekend, il sabato praticamente ci sarà Grosseto e Modena, al Comics Café a Grosseto e a Magicabura a Modena, e invece al 17 ci sarà Imperia allo Stregato, che è comunque ecco, anche un posto, insomma una location nuova, e invece a Milano sarà il più tradizionale Fantamagus Certosa dal CAL, ecco. Nei prossimi appuntamenti con i tornei Store Championship o tornei locali, come li chiamiamo in Italia. Diciamo che se avete voglia di fare un locale a metà aprile c'è l'imbarazzo della scelta. Sì. Diciamo che c'è un po' quella pausa adesso per diciamo il periodo che poi va intorno a Prey, hanno tutti i negozianti giustamente hanno deciso di lasciare libero insomma più o meno il periodo di Pasqua e Prey così, e poi di riprendere da 10 sostanzialmente, 10 e 17 sono tutti e due weekend caldissimi con un sacco di tornei locali un po' per tutti i gusti, insomma dovunque siete in Italia praticamente probabilmente avete un torneo locale in quei due weekend da cui potete insomma andare e partecipare. Guardate il calendario, ovviamente c'è sempre sulla pagina di Asterion, trovate il calendario con tutte le date, trovate anche i tornei amichevoli, ve lo ricorderemo praticamente sempre, quindi andate a vedere. Lo trovate linkato anche ovviamente nella comunità del Trono, post in alto, trovate subito il link. Avete qualcosa da aggiungere ragazzi o andiamo in chiusura? Ho sonno. Okay, andiamo in chiusura. Ottimo, perfetto, se no diventa veramente lunghissimo. Cerchiamo di tenere il podcast il più corto possibile. Quindi ringraziamo tutti i membri del Conclave di questa sera, Luca, Ivan, Nicolò. Saluto. Ciao ragazzi. Ricordatevi che è un gioco di carte. Continuate a giocare, mi raccomando. Viva la primavera. vi saluto anch'io. Dai prossimi podcast avrete la super conduzione anche di Nicola. Io cercherò di farmi il più possibile da parte, così Nicola prenderà le redini vere e proprie di questa tavola rotonda del Conclave. E quindi in bocca al lupo a Nicola. Ciao a tutti. Crepi, okay. Metalupo. E niente, vi diamo appuntamento con il prossimo episodio di questo podcast 2.0 del Conclave. Un ciao a tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.